Ogni volta che piove qui al mercato Annonario avete paura. Abbiamo paura perché sono da 5-6 anni che il problema sussiste e capita ogni volta che piove. Ieri non ci aspettavamo perché circa 15-20 giorni fa, un mese fa, è stato fatto un lavoro di tubi, eccetera, per levare l'acqua che avevamo sempre problemi su questo sottotetto e invece ieri si è ripresentato. Mi dicono che questa volta può essere stato anche qualcosa nelle grondaie, eccetera, però è un disastro perché io, ad esempio, ho un quadro elettrico e avevo paura. Ieri pomeriggio siamo venuti e abbiamo dovuto far intervenire anche la protezione civile perché c'è una soletta piena d'acqua, è pericolosa per chi sta sotto e per chi deve lavorare. Io ho dei dipendenti, perciò devo anche assicurarmi verso loro. Il signore più avanti, altre attività, pollo, girapollo, elettrico, perciò tutti abbiamo delle paure. Più avanti c'è un altro che ha una macelleria che ha anche dei motori con l'acqua che ci gocciola. Io ho due richieste nei vari anni che dalle assicurazioni, ma ancora oggi le assicurazioni nicchiano o ti richiedono sempre altri documenti, quelle varie. So che il comune qualcosa ha fatto e anche poi dovrebbe ripartire questa famosa ristrutturazione, ma non sappiamo quando. E questo procrastinarsi delle cose danno problemi e ansietà. Ecco, voi chiedete di lavorare in totale sicurezza. In sicurezza, vogliamo lavorare in sicurezza, è la prima cosa che interessa. Poi mandino un'azienda adesso, ancora prima di fare i lavori di ripristino di tutto il mercato, ma ci mandino qualcuno capace e che sappia fare il lavoro e di controllare chi fa lavoro, perché ripeto, negli ultimi 2-3 anni sono venute più persone, ha messo delle grondaie, ha messo dei tubi di porta via acqua, hanno messo tante cose, ma il risultato è quello. Facciamo dire che o che non sono stati controllati o che sono state incapaci le persone. E a rischio crolli? A rischio crollo, a rischio crollo, perché la mia soletta che ho fatto vedere nel video che tu hai anche registrato è un rischio crollo, perché intasata d'acqua, adesso è piena e non sappiamo quanto potere. Poi se interviene la protezione civile vuol dire che c'è realtà. L'altra volta erano intervenuti i vigili del fuoco e avevano dato una prescrizione al comune di liberare tutta la soletta che oltretutto è piena di roba negli anni che qualcuno ha lasciato lì ed è pericoloso, addirittura c'erano anche delle bombole, perciò abbiamo paura di stare sotto. Dobbiamo vivere così?